Bentrovati ad una nuova edizione del TG6. Apriamo parlando della Roma e dell'interesse del club capitolino per Jackson Martinez, l'attaccante colombiano in forza al Porto. Si complica questa trattativa per la Roma, sul giocatore forte l'interesse anche del Borussia Dortmund, che è alla ricerca di un erede di Robert Lewandowski. L'ostacolo però non è rappresentato tanto dall'interessamento del club tedesco per il colombiano, quanto dal presidente del Porto, Pinto da Costa, che non sembra intenzionato a smantellare la propria squadra, e visto anche il concomitante interessamento del Manchester City per due dei talenti del club lusitano, vale a dire Mangalà e Fernando, si complica e non poco questa ipotesi di mercato per la Roma. Di fatto Jackson Martinez dovrebbe essere l'indiziato principale a rimanere un altro anno in Portogallo, per la felicità appunto del presidente Pinto da Costa. Adesso il Milan, con le parole di Stefan El Shaarawy, l'attaccante prossimo al rientro dopo un lungo infortunio, ha rilasciato un'intervista a Sport Mediaset. C'è grande aspettativa su di me, ma non mi preoccupa, ha detto El Shaarawy, mi carica e mi stimola, cercherò di tornare a far sognare i tifosi rossoneri, voglio l'Europa League, il Milan è un grande club e merita di essere ogni anno in Europa, anche se non sarà la Champions League. Adesso la Coppa Italia con la Fiorentina, perché c'è tanta apprensione in casa viola, emergenza infortuni per Montella, trauma alla falange per il portiere Neto, che però può recuperare, può essere della partita, la finale appunto in programma contro il Napoli. Tonsillite per Gonzalo Rodriguez, infiammazione al tendine rotuleo per Borja Valero, che è in serio dubbio, quindi rischia di saltare la partita. Permangono i dubbi di impiego anche per Mario Gomez e Pepito Rossi, quindi seri problemi di formazione per Vincenzo Montella. Continuano i rumors, parliamo di mercato internazionale, per quel che riguarda il possibile trasferimento di Dani Alves dal Barcellona al Paris Saint-Germain. Secondo l'Equipe, il club francese sta continuando il pressing per l'esterno destro brasiliano, che, lo ricordiamo, ha un contratto in scadenza 30 giugno 2015. Questa era l'ultima notizia per questa edizione. Appuntamento alla prossima.